come vi piacerebbe venissero definiti i prodotti dei vostri brand? Guarda, siamo sul mercato da 14 anni, come ti dicevo, abbiamo sempre selezionato i marchi con la passione. E io penso, parlo anche a nome della mia socia, abbiamo una grandissima fortuna, possiamo fare veramente delle scelte guidati dalla passione, cioè scegliamo quello che ci fa innamorare. Per quello che riguarda il colore, inizialmente ci siamo mossi con Kidra by Fito perché ci piaceva il concetto di utilizzare gli ingredienti vegetali il più possibile, tanti parlano di vegetale, il pigmento vegetale, quindi una materia particolarmente ricca, e poi ci è esploso in mano l'opportunità di lavorare con i ragazzi di Pulp Riot, è stata una cosa incredibile. E come dice David Thurston, noi abbiamo trasformato la televisione dal bianco e nero a colori, e la scelta dei marchi è nata proprio per selezionare un portafoglio di prodotti che facessero distinguere i saloni da quello che è il mainstream. E devo essere magari anche un po', sarò franco, cioè abbiamo pensato di selezionare dei prodotti che permettano al parrucchiere di essere più costoso ma di maggior valore, perché in realtà quando le donne vanno dal parrucchiere è il loro momento, cioè è il momento in cui si vogliono dedicare il massimo delle attenzioni e non c'è alcun limite, cioè trattami bene, questa è la domanda, e abbiamo scelto l'eccellenza perché siamo fatti in questo modo. Cosa vorreste offrire, difficile probabilmente riuscire a fare ancora altro, cosa vorreste offrire ancora in più ai vostri clienti a tema colore? Wow, ci sono talmente tante cose meravigliose nella pipeline che io non sto più dentro la pelle e nell'attesa perché adesso stiamo giocando con Pulp Riot e stiamo colorando unicorni, ora questi unicorni vogliono trasformarsi dopo 4 giorni in principesse, quindi vogliono cambiare canale, e cambiare canale è un requisito molto complicato da ottenere. Ebbene, stiamo per lanciare entro quest'estate un color remover che ti permette di ripassare dal tuo colore acceso, tornare al tuo bianco e poi ripartire. Questo è una delle cose che vorrei. E poi per quello che riguarda il colore, vorrei veramente fare in modo che il colore sia un modo per trattare i capelli, cioè per fare in modo che il capello sia bello e sano. Bravo, perché questo in effetti è un problema che a volte va a rovinare davvero il capello, soprattutto magari un colore più particolare. E si aggancia un po' alla prossima domanda che ti volevo fare: in che verso dovrebbe muoversi la ricerca in tema colore? Wow, primo tema la salute, quindi essere veramente espliciti su cosa è meglio non usare, avere coraggio, questo è il primo requisito, salute. Secondo requisito, salute dei capelli, quindi non esiste un colore bello se il capello non è sano. E questo è forse una scelta personale, forse, però trovo che il capello bello abbia il colore più bello in assoluto. Quindi questa è la direzione. Concordo pienamente. Nella prossima primavera estate, capello bello naturale, pastello o metallico? Tu da che parte stai? Io sono naturalmente rosa. Quindi no. È una bellissima domanda. Io, come sai, non sono uno stilista, però amo tantissimo la fotografia, sto con gli stilisti tutto il giorno. Io trovo che il metallico sia veramente molto molto interessante, e il pastello a patto che non sia finto, sì. Ovvero la possibilità di stare con un colore che ti accompagna a lungo, che si trasforma, che però è vivo ma cambia con il lavaggio rimanendo bello, sì. Questa è la richiesta. Non un momento di gioia e poi la sbronza post colore terrificante. Bravo, bravo. Dici, sai quante donne vedo in giro che si picchiano la testa contro il muro e dicono: ma perché l'ho fatto? Sì, perché è facile uscire belle, poi al terzo lavaggio che ne riparliamo. Assolutamente sì.